Esiste un luogo dove accadono cose strabilianti. Un luogo ricolmo di incanto e terrore, di fantastiche creature, di storie incredibili, di stupore e meraviglie. Quello strano luogo è il nostro universo. Io sono Ivan Cenzi e questo è Bizzarro Bazar. Il 19 novembre 1726, un breve ma insolito articolo apparve sul Weekly Journal, un giornale inglese. Diceva: «Una povera donna che vive vicino alla città di Guildford è stata il mese scorso aiutata da Mr. John Howard, eminente chirurgo e ostetrico, a partorire una creatura che assomigliava ad un coniglio, ma con cuore e polmoni cresciuti fuori dal torace, 14 giorni dopo che lo stesso medico le aveva fatto partorire un coniglio perfettamente formato. E pochi giorni dopo altri 4. E venerdì, sabato e domenica un altro coniglio al giorno. Tutti e 9 sono morti vedendo la luce». Che cos'era successo veramente? Secondo la donna, 2 mesi prima, mentre era incinta, stava lavorando in un campo assieme ad altre compaesane quando avevano incontrato un coniglio e l'avevano rincorso senza un motivo. Questo aveva creato in lei un desiderio così forte da procurarle un aborto spontaneo. E da quel momento non era più stata capace di evitare di pensare ai conigli. All'epoca era diffusa l'idea che qualsiasi cosa impressionasse la mente di una donna incinta, un incubo o come in questo caso un animale visto durante la gravidanza, potesse in qualche modo marchiare il feto e dare origine a difetti di nascita. Quindi alle nostre orecchie questa storia suona un po' come la classica leggenda urbana, eppure in poco tempo si sarebbe trasformata in uno dei più grossi scandali medici degli albori. La donna dell'articolo era Mary Toft, contadina di 25 anni, sposata e con 3 figli. Gli strani parti erano cominciati nell'agosto precedente. L'ostetrico che per primo l'aveva esaminata, quel John Howard citato nell'articolo, non aveva trovato nulla di strano, eppure la donna seguitava a espellere parti animali. Gambe di gatto, gambe di coniglio, budella e altri pezzi irriconoscibili. La notizia stava cominciando a fare scalpore, anche perché la stampa esisteva da poco e questo era uno dei primi casi di questo genere che potevano essere seguiti in tutta l'Inghilterra. Un altro chirurgo, Nathaniel St. André, venne mandato dalla famiglia reale a esaminare la donna, che nel frattempo aveva dato alla luce altri 3 conigli, non completamente formati e che apparentemente scalciavano nell'utero prima di venire espulsi. Saint André assistette il 15 novembre a uno dei miracolosi parti di Mary Toft. Studiò il torso di coniglio che la donna aveva espulso, immerse i polmoni in acqua per vedere se l'animale avesse respirato aria, e infatti i polmoni galleggiavano, ed esaminò accuratamente la donna. La sua diagnosi fu che i conigli si sviluppavano sicuramente all'interno delle tube di Falloppio. Nei giorni seguenti, dall'utero della donna uscirono ancora un altro torso, la pelle di un coniglio e pochi minuti dopo la testa. Re Giorgio I era affascinato da questa storia e decise di inviare a Guildford un altro medico. Si trattava di Cyriacus Allers e questa fu la svolta. Allers, infatti, era segretamente scettico sull'intera vicenda e tenne gli occhi ben aperti. Esaminando Mary, non trovò segni di effettiva gravidanza, ma anzi notò una cosa piuttosto sospetta. Prima dei famosi parti, la donna sembrava stringere le ginocchia, come per impedire che qualcosa cadesse. Allers cominciò a dubitare anche di Howard, che si rifiutava di lasciargli assistere alle contrazioni. Non lasciò trapelare i suoi dubbi, disse a tutti i presenti di credere alla storia, ma in realtà portò con sé alcuni pezzi di coniglio. Esaminandoli con più cura, scoprì che sembravano essere stati macellati con uno strumento da taglio e notò tracce di grano e paglia nei loro intestini, come se provenissero da un allevamento. Riportò tutto questo al re e in poco tempo lo scandalo esplose. Mary venne alloggiata in carcere in attesa di ulteriori accertamenti. E la comunità scientifica si divise subito tra gli scettici e coloro che pensavano che questi eventi prodigiosi fossero genuini.
La stampa diede un eccezionale risalto all'intero dibattito e le cose precipitarono quando un inserviente della prigione ammise di essere stato corrotto dalla cognata di Mary Toft a introdurre nella sua cella un coniglio. Il 7 dicembre, infine, Mary cedette e confessò. Era stata tutta una truffa, ordita per racimolare qualche spicciolo dall'improvvisa notorietà. Nell'agosto precedente, dopo aver avuto un aborto e mentre la cervice era ancora dilatata, con l'aiuto di un complice aveva inserito all'interno delle sue parti intime i pezzi di animali e, visto l'iniziale successo, aveva continuato con l'inganno. Mary fu incarcerata con l'accusa di vile truffa e impostura e tutti i medici collegati con il caso, St. André e Howard su tutti, vennero citati in tribunale e per discolparsi si dichiararono all'oscuro della frode. Ma lo smascheramento dell'inganno fu una bomba soprattutto per l'immagine della medicina nell'opinione pubblica. Articoli satirici apparvero in ogni giornale prendendosi beffa della credulità dei chirurghi implicati nel caso. Le barzellette si riempirono di colpo di conigli maliziosi e di grandi luminari della scienza fatti fessi da una contadina. La risonanza fu internazionale e persino Voltaire, dalla Francia, indicò il caso di Mary Toft come un esempio di quanto i protestanti inglesi fossero influenzati da una chiesa ignorante e da antiche superstizioni. La professione medica venne talmente danneggiata che decine e decine di dottori cercarono disperatamente di dichiararsi estranei ai fatti e di dimostrare di essere stati scettici fin dall'inizio. Moltissime carriere vennero completamente distrutte e altre ci misero anni a riprendersi dallo scandalo. Nel 1727 Mary Toft venne liberata e tornò a casa. E da allora di lei si seppe poco, se non che ebbe un'ultima figlia e qualche altro piccolo guaio con la giustizia prima della sua morte nel 1763. Ma il suo nome sopravvisse a lungo nelle ballate popolari e venne rispolverato ogni volta che un luminare della scienza faceva qualche ridicolo passo falso. Allora Luca, che cos'è questo? Sembra un vaso precolombiano. Sì, esattamente Ivan. Siamo proprio nell'area precolombiana, siamo nell'epoca dei Maya, dunque 800-1000 d.C. è l'età di questo vaso, e siamo nella piccola valle dell'Ulua. Bisogna innanzitutto ricordare che tutto il vasellame Maya, e anche in generale precolombiano, era fatto per il 95% di terracotta, che era un materiale che loro sapevano usare, gestire in maniera... Facile anche da modellare. Facile da modellare, esattamente. Perché questo vaso è così particolare? Innanzitutto perché è in marmo, marmo bianco. Ma la cosa più importante è la storia che nasconde questo vaso. Se noi guardiamo bene nel dettaglio, vediamo che c'è una faccia di una persona, in questo caso uno sciamano, con una lingua biforcuta che si trasforma in spire del serpente e poi alla fine in giaguaro. Ma perché questo? Perché questo vaso veniva utilizzato proprio dallo sciamano durante un rito che culminava con la morte, con il sacrificio di una giovane ragazza, per chiedere alla divinità di avere un buon raccolto, di solito di mais. Dunque, cosa faceva lo sciamano? Prendeva il vaso per le maniglie, in questa maniera qui, metteva le foglie di coca, proprio come un mortaio le schiacciava, le spremeva, poi prendeva dai manici di giguaro questa pozione, la ingeriva, ovviamente andava in uno stato di estasi e aveva la possibilità di uccidere la ragazza e dunque di compiere, portare a compimento totale tutto questo rituale simbolico. Allo scultore giapponese Hananuma Masakichi rimaneva poco da vivere. Prima che la tubercolosi lo portasse via, decise che avrebbe sacrificato ogni istante che gli rimaneva per realizzare un'esatta copia di se stesso, a grandezza naturale e perfetta in ogni minimo dettaglio, da donare alla donna di cui si era perdutamente innamorato, in modo che lei non lo dimenticasse mai. La statua, completata nel 1885, era composta da diverse migliaia di piccoli pezzi di legno incastrati insieme. Studiando il proprio corpo allo specchio, Masakichi aveva replicato ossessivamente ogni ruga, ogni tendine, perfino la porosità della pelle.
E incollati sulla statua c'erano i suoi stessi capelli, le ciglia, le sopracciglia, perfino la peluria delle parti intime. Quando l'artista si metteva in posa di fianco alla statua, la gente faticava a distinguere l'originale dalla copia. Nonostante i suoi sforzi, però, la donna tanto amata lo rifiutò. Masakichi in realtà riuscì a riprendersi dalla malattia e morì 10 anni più tardi, nel 1895. Negli anni 30 la statua venne acquistata da Robert Ripley e oggi è raramente esposta al pubblico. Era possibile vederne una copia a Ripley's Believe It or Not di Londra fino alla chiusura del museo nel 2017. Se vi è piaciuta questa puntata, mettete un like, iscrivetevi al canale e non perdetevi la prossima.